Siamo con Massimiliano Pani, allenatore del progetto Sant'Elia, dopo l'1-0 con la Nuorese. Mister, allora una vittoria importante? Una vittoria importante perché comunque ci fa tenere sempre la testa della classifica, ma al di là di quello è stata conquistata con una bella squadra come la Nuorese, quindi la soddisfazione è doppia. Ecco, esatto, si diceva appunto di una Nuorese che magari poteva giocare in tono dimesso, invece oggi ha fatto una bella partita e voi per batterla ci avete messo tanto impegno. Ma sì, non mi sono assolutamente sembrati in tono dimesso, anzi, sono venuti qua, hanno giocato la loro partita e tanto di cappello. Da subito abbiamo cercato di portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti. Non è stato assolutamente facile, però tutte le partite non sono facili. Certo, un bel mattone in questa corsa al vertice, altri 3 punti importanti, quota 33, si va avanti. Sì, si va avanti come tutte le settimane, non guardando la classifica, ma guardando la settimana che viene, la prossima partita, adesso sarà mercoledì, perché dobbiamo necessariamente fare così. Con mercoledì avete l'Atletico, quindi un'altra bella sfida, una sorta di derby, e poi 2 trasferte, Olbia, Valle d'Oria, quindi un trittico importante. Sì, ma io le partite le considero tutte difficili, perché se non vengono affrontate con il piglio giusto, sì, puoi vincerle, ma puoi anche, se non le affronti nel modo giusto, le puoi perdere, anche con l'ultima classifica. Saranno delle belle sfide, perché comunque adesso l'Olbia si sta rimettendo, l'Atletico insomma era prima sino a un paio di settimane fa, quindi comunque è una buonissima squadra. Nonostante lo stop di oggi a Villa Cidro, 4-1, però le partite bisogna vedere anche come è stato, quindi poi ogni partita fa capo a sé. All'ottava partita, Sant'Elia 7 vittorie, un pareggio, più di così proprio non si può. No. Beh, più di così poteva esserci 8 vittorie, ecco, andrà proprio, però neanche tu, ma probabilmente ti aspettavi una striscia così importante. No, chiaramente uno spera sempre di fare il meglio, e lavora per cercare di fare il meglio, di far dare il meglio a questi ragazzi. E poi è chiaro che la soddisfazione adesso è, quando arrivano i risultati la soddisfazione è doppia, però va equamente condivisa con il mio secondo, con il preparatore Guido, il preparatore del portiere Alessandro, il presidente, tutti quanti, e chiaramente in primis i giocatori, perché poi alla fin fine sono i giocatori quelli che vanno in campo e sono loro che hanno conquistato i punti. Certo, una bella squadra alla quale poi avete aggiunto in settimana un altro tassello importante come Cherchi. Che cosa vi potrà dare Cherchi? Ma spero che ci potrà dare chiaramente una mano a migliorare la nostra qualità di giocatori, del gioco, e chiaramente sarà un'arma, cioè sarà un giocatore in più che ci ritroviamo. Speriamo che, insomma, che ci faccia togliere delle soddisfazioni. Sul mercato la Sant'Elia si ferma qui oppure aggiungerà qualcosina? Si parla di Lantieri ad esempio? Ma tanto le chiacchiere spesso e volentieri le porta via il vento. Diciamo che non, per il momento, ripeto, a me non servirebbe niente, poi bisogna parlare con il direttore, quello che è il presidente, sono quelli che muovono i fili. Certo, va bene, ringraziamo Max Pani, buon campionato.